Oggi voglio parlarvi di attentati in generale, attentati che vengono poi analizzati attraverso filmati e foto e si arriva poi a delle conclusioni, ovviamente. La cosa che mi ha stupito è la quantità di errori o presunti errori che vengono rilevati da queste fotografie o video. Io mi sono detto, ma nemmeno un regista di serie C o di serie D commetterebbe tanti errori. Voi immaginate un set cinematografico e immaginate che in un set cinematografico vengano commessi tanti errori. È una cosa improponibile. Tenete sempre conto che abbiamo a che fare con professionisti che non lasciano praticamente niente al caso. E allora, come si spiegano questi errori? Questi presunti errori. È veramente qualcosa da dilettanti, da super dilettanti, commettere tanti errori. E la domanda rimane: perché commettono tanti errori? Come mai? Che cosa accade? A me è sorto il dubbio che questi errori vengano commessi volontariamente. Sì, volontariamente. Pensate semplicemente che significa commettere questi errori, che significa poi che qualcuno analizza appunto video, fotografie, eccetera, e arriva a quelle conclusioni. Che cosa accade? Che cosa accade in quel momento? Accade che è facile confutare da parte di chi può, chi ha i mezzi, quelle deduzioni. Quindi è facile sputtanare, scusate il termine, l'intera ricostruzione. E se è facile sputtanare l'intera ricostruzione, è facile poi additare chiunque si occupi di queste cose e di altre che vanno contro questo potere, accusarle appunto di complottismo. Quindi alla fine, se andiamo bene a verificare, queste analisi si rivelano funzionali al potere. Questa è la mia conclusione. La conclusione, ripeto, che nasce da una semplice domanda, ma anche da esperienze che ciascuno di noi può avere, che è quella appunto che tanti errori siano praticamente quasi impossibili da fare. E quindi c'è una certa volontarietà in quelle foto, in quei video. Questa è la mia idea, un'idea che mi sono formato. Ci sarebbero molte, molte altre considerazioni, ma credo che per lanciare così una riflessione possono essere sufficienti questi piccoli esempi che ho fatto. Ma pensateci. Grazie e alla prossima.